questa serie TV? Ce n'è per tutte le età, voglio dire anche questa cosa. È un po' più difficile adesso prendere le misure perché sono 11 sul red carpet, quindi alcuni staranno avanti, altri staranno indietro. Dell'amica geniale, fortemente voluti al Social World Film Festival. Allora, mentre fanno del carpet, mi dicono, prestatemi un attimo attenzione, che è stato ritrovato un portafogli di Alfonso Fiamma, e è dai vigili, quindi il signor Alfonso Fiamma si controlli le tasche perché il portafoglio non se lo ritrova. Ne vedo una buona maggioranza, la vedo ai tre quarti del red carpet, solo che ci sono anche delle meravigliose attrici piccoline, quindi non so se a che punto sono loro. Opera, una serie evento seguita da milioni e milioni di italiani. Dovremmo quasi esserci, forse qualche... lo so, ti vedo che fai su e giù, lo so, vabbè, con 11 è più difficile. Ci siamo, vi vedo tutti seduti. Ci siamo? Vado. Ok, grazie. Allora adesso, prima di avervi tutti sul palco, quindi di procedere alle diverse domande, alle premiazioni di ognuno di voi, perché lo dicevo, è sicuramente l'individualità di un attore e di un'attrice che fa una fiction, una serie evento, ma soprattutto un gruppo così affiatato che va verso lo stesso obiettivo, e l'amica geniale ci è riuscita in pieno, quindi noi siamo molto onorati di avervi alla nona edizione del Social World Film Festival. Adesso ci vediamo una sintesi della prima stagione della serie L'amica geniale a cura di Gaetano Affinito. Grazie Gaetano! Bravo!
Cerullo, vieni alla lavagna, vieni. Scrivi gesso. È sbagliato? No, signora. La bambina si deve esercitare. Questo sì. Non già sa leggere e scrivere. Con Mila non ce l'avamo mai rivolte veramente parole, pur essendo continuamente in gara tra noi, ma sentivo che quella bambina cattiva confusamente mi attraeva, quando tutti invece... Scartegante, la papà è schifo! Ma da straccio sta lingua in merda da te! Dai, sei scuso! Dai, sei scuso! Abbiamo un cusello, acqua, amici, acqua. Voglio pigliare un po' che non è fresca, mia. Credo, non è botto. Quello che fai tu, facci. E mo che me la pia, e tu la pigliami. Vabbè, tanto non tengo paura. Ma via, mi bamba la vostra, e mi mettevo in là a Borgianè. Tutto quello che volete, le case, le macchine, i rilorgi, i palazzi, i cappotto, tutto. Se l'hanno accattato, lo hanno qualcosa, qualcuno. Molto piacere, ciao. Salve, allora, prendetevi l'applauso di questo pubblico e di questo fratello che aspettava. Vai, io mi metto di lato, voi fate... Se no allargiamo il mio stato di voglio proprio approfittare di questa scia di entusiasmo
per fare il nostro applauso, il nostro saluto, lo abbiamo visto prima, ad Antonio Pennarella, sicuramente ci starà guardando, starà gioendo per questa serata. E poi volevo salutare anche Gaia Girace, che non è potuta stare con noi perché è sul set, e mi dicono che è proprio di Vico Equense, quindi giocava in casa ma era impegnata sul set e non è potuta essere con noi. Allora, adesso ci sono due microfoni, voi siete tanti, quindi cercheremo di passarvelo. Iniziamo dagli adulti. Vedo tantissimi giovani. Ok, giovanissima signora, è bellissima. Allora, un festival per i giovani, un festival incentrato sul sociale, quindi per veicolare determinati messaggi. Se appunto può dare qualche consiglio dall'alto della sua esperienza a questi ragazzi che comunque sognano di lavorare nel mondo dello spettacolo, davanti e dietro la telecamera. Aspettiamo, se non funziona facciamo cambio. Ci perdoni, prego. Vediamo questo. C'è? Eccoci. Adesso andava. Va bene, va bene. Innanzitutto a questi giovani che hanno organizzato questo festival, che lo fanno volontariamente da 9 anni, io posso solo che dire grazie. Perché portare, grazie davvero a questi ragazzi, lo fanno volontariamente, lo fanno con passione, lo fanno con dedizione, e posso solo dire che è vero, i sogni si avverano, i sogni si possono avverare, ma il sogno non è fatto soltanto di una notte di sonno. Perché un sogno, se avveri, ha bisogno di lavoro, di passione, di fatica, di sacrificio, di dedizione. Il sogno non è scontato, il sogno è un lavoro. E quindi, come tale, il messaggio che do ai giovani di oggi, non abbiate paura della fatica, non abbiate paura di spendervi, perché così potete creare il futuro. E questo che voi state creando in questo piccolo paese dove io sono, non dico che sono cresciuta perché comunque io sono di Castellammare di Stabia e sono nata a Castellammare di Stabia, ho vissuto fino all'università e le mie prime esperienze teatrali le ho fatte qui fra Castellammare e Vico Equense, dove ancora ci sono, mi piace ricordare Franco Alchiero, che non è più con noi, che era di Vico Equense. E Franco Cuomo, che dovrebbe essere qui in platea e che so che con spirito giovanilissimo si sta spendendo per la tutela di questo ambiente. Quindi io dico ai giovani, non abbiate paura della fatica, impegnatevi, perché solo così si può raggiungere un traguardo, qualunque esso sia, sarà comunque un grande traguardo, se fatto col cuore. Questo è quello che posso dirvi. Grazie. Lì giù che avete creato tutta un'ala di maschietti. Chi vuole parlare? Volete dire qualcosa? Per cosa? No, io volevo solo fare un ringraziamento specialissimo a Gaetano Affinito per questo secondo della prima stagione. Un vantaggio eccezionale che ha fatto emozionare tanto. Lo chiamerò sul palco a breve, no. Ha detto che è uscito pazzo per fare questa sintesi. Ogni volta che dicevo, Madonna, hai fatto un lavoro, sono uscito pazzo, lo dirà pure lui appena arriverà. È uscito un capolavoro, c'è un'altra serie praticamente. Adesso una domanda più leggera, che sicuramente interessa anche il pubblico che vi ha amato, seguito da casa. Il più professionale. La risata. Penso che nessuno possa dirlo di se stesso, quindi diciamo un nome a caso. Il più ritardatario. Buon anno è il più professionale. Buon anno è il più professionale. Il più ritardatario. Il più pazzo. Ragazzi, forse. Quello più vivace, allora, quello più anticonformista. Facciamo così, il più pazzo è Gennaro De Stefano. Vabbè, voglio dire, non è da tutti, eh? No, è vero.
Ritardatari, no, ritardatari nessuno, dai, siamo tutti abbastanza puntuali. Esatto, non possiamo essere ritardatari. Meno male che non aveva il microfono, ma credo che dai gesti si è capito. Vi facevano una testa tanta, volevi dire, esatto, era questo. Allora, ragazzi, è un momento di premiazione, di pluripremiazione, quindi io chiamo, naturalmente, Gaetano ha finito, che ti vogliono sul palco, vieni con noi. Capo Dipartimento Artistico del Social World Film Festival e Giusy Brovero, membro dell'Ente Festival per gli omaggi floreali. Venite ragazzi, eccoci, vedo già il primo premio. Allora, il primo premio, io leggo la motivazione ragazzi che è per tutti la stessa. E ricevete il premio del Social World Film Festival, della nona edizione del Social World Film Festival, come attori in rivelazione dell'anno per i ruoli interpretati egregiamente nella serie L'amica geniale. Quindi complimenti. E iniziamo appunto con le premiazioni. Già stai distribuendo, stai facendo tutto. Ah, va bene, ok. Allora, abbiamo iniziato con la meravigliosa Dora Romano, qui facciamo un grandissimo applauso, e poi Valentina H, ancora Antonio Buonanno e Anna Rita Vitolo. Ha iniziato dai più grandicelli ed è giusto che sia così. E poi continuiamo con le premiazioni ad Elisa Del Genio, Elvis Esposito, Giovanni Amura, Edoardo Scarpetta, Giovanni Buselli, Gennaro De Stefano e Cristian Giroso, che ora arriverà, eccola qui, ce l'hai, eccola qui, e Cristian Giroso con la targa in mano. Allora, le abbiamo fatte tu già te ne vai? Mi puoi venire un attimo qua, un secondo? Mi hai detto io non parlo, non dico niente, no, per carità, voglio farti solo una domanda, dato che io sono romana, quindi uscito pazzo non lo so dire bene. Come sei lì? Come per fare questa sintesi di questa meravigliosa fiction? Che sei? Uscito pazzo. Vabbè, potevi dirlo un pochino più. Ma già uscito pazzo. Ah, beh, voglio dire, io da romano come faccio? È stato bellissimo, veramente, veramente. Allora ragazzi, foto di rito, veniamo un pochino, pure io sì, veniamo un pochino più avanti così, va bene? Perfetto. Pasquale, così, va bene? Va benissimo, ok, grazie. Perfetto. Guardate. Metto io anch'io a terra, vai. Sì, vai. Okay, grazie. C'è la di Stefano, Cristian Giroso. Grazie ragazzi per essere stati qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E complimenti davvero. Scendete da dove volete. Allora, la serata continua in Piazza Umberto I con il Docu Festival, potete rincontrare gli ospiti.